Grazie Presidente. C'è un evidente problema di credibilità nelle parole che abbiamo sentito dal Presidente Barroso, perché io sono convinto che lui abbia fatto un discorso con le migliori intenzioni. Il problema è che si è visto negli ultimi anni qual è stata la politica europea e anche in Italia, come in tanti altri paesi, penso alla Grecia o alla Spagna, ci siamo adeguati a quelle che erano le politiche europee, pensando che questa fosse la strada migliore. Abbiamo avuto un governo che si faceva paladino dell'Europa e il risultato, dopo un anno e mezzo, è stato più disoccupazione, imprese che sono fallite, quelle che non sono fallite sono fuggite in paesi terzi, al di fuori dell'Europa. E quindi è evidente che se si vuole risolvere il problema della disoccupazione, mi auguro che le politiche siano differenti rispetto a quelle che sono state in passato. Perché la disoccupazione, soprattutto quella dei giovani, impedisce il futuro dell'Europa. Se i giovani non hanno un lavoro, è evidente che non ci saranno le famiglie che sono e devono essere la base del futuro dell'Europa. Io, tra l'altro, visto che non l'ho sentito dire da nessuno, mi porrei anche una domanda. Non è che per caso l'unione monetaria non sia stata una delle cause di questa crisi? Magari no, però una riflessione io la farei, perché forse è stata costruita un po' male. È come un albero, quando cresce un po' male poi rischia di cadere, no? Forse, quindi, ho nominato l'euro e è successo un disastro. Cambio microfono. Si sente? Ho nominato l'euro e è successo un disastro. Evidentemente non bisogna nominarlo, eh. E quindi chiedo anche, magari, una cosa che potrebbe fare l'Europa: perché, per esempio, non tentare di tutelare le nostre produzioni? Perché se vogliamo creare più occupazione, non sono tanto i progetti, bisogna salvare le imprese. E per salvare le imprese bisogna tutelare prima di tutto le nostre produzioni. Le nostre produzioni sono fondamentali e quindi evitare la concorrenza sleale di altri paesi che sacrificano le nostre imprese. Bisogna sicuramente cercare di ridurre le tasse sul lavoro. Le tasse sul lavoro nel mio paese sono oltre il 50%, è evidente che in questo modo non si può andare da nessuna parte, però è evidente anche che se a uno Stato si chiede l'austerità poi è difficile diminuire le tasse, e se non si diminuiscono le tasse è evidente che le imprese o delocalizzano, e quindi bisogna tentare di evitare le delocalizzazioni, oppure chiudono. E mi chiedo anche se la questione della continua apertura nei confronti dell'immigrazione non sia un problema. Se abbiamo 26 milioni di disoccupati, gli immigrati che arrivano, che cosa gli diamo da fare? Li facciamo rientrare nei ranghi della criminalità? Perché questa è l'unica soluzione che avranno. Quindi attenzione anche su questo campo. Grazie.